In questi giorni sono usciti i dati che riguardano l'Emilia Romagna, riguardano i lavoratori e le lavoratrici dell'Emilia Romagna ed è emerso un dato allarmante. Purtroppo nel 2018 più di 5.000 persone hanno deciso di lasciare il proprio posto di lavoro alla nascita di un figlio. 5.000 persone, uomini e donne, ma i due terzi purtroppo ancora sono donne e le motivazioni sono diverse. Quando l'uomo lascia il proprio lavoro alla nascita di un figlio, molto spesso per avere un'altra opportunità lavorativa, per cambiare lavoro, mentre invece la donna ancora troppo spesso è costretta a lasciare il proprio posto di lavoro perché non riesce a conciliare i tempi di vita e di lavoro, appunto, e quindi per poter accudire il proprio bambino è costretta a licenziarsi e ad abbandonare così le prospettive di carriera, di autonomia, di realizzazione professionale che magari aveva prima della nascita del proprio figlio. È un problema che noi denunciamo da anni in Emilia Romagna, che riguarda soprattutto la generazione di trentenni e quarantenni. Con l'aumento oltretutto dell'età media della prima maternità non abbiamo più nemmeno l'aiuto dei nonni che una volta ci potevano dare supporto nella gestione dei bambini, anzi proprio per l'aumento dell'età media a volte i nonni hanno necessità di essere accuditi altrettanto quanto i piccoli perché magari con l'età avanzata non sono più autosufficienti. Le motivazioni che spingono le donne ad abbandonare il lavoro riguardano appunto la scarsa offerta di servizi all'infanzia e soprattutto i costi dei servizi all'infanzia. Anche questo è un problema che noi denunciamo da anni in Emilia Romagna. Le rette degli asili nido sono elevatissime, molto spesso non riescono a essere sostenute dalle famiglie delle rette così elevate, quindi scegliere tra mandare il proprio bambino all'asilo nido, anche qualora si trovasse posto, oppure continuare a lavorare, molto spesso diventa una scelta obbligata, quella appunto di abbandonare il proprio lavoro. Noi del Movimento 5 Stelle su questo tema negli anni abbiamo insistito tanto, la Giunta continua a dire che da noi va tutto bene, che i posti negli asili, in nido ci sono, quando invece purtroppo sappiamo benissimo che l'offerta pubblica, seppur in linea con le direttive europee, però è ancora molto scarsa e soprattutto le rette sono ancora elevate. Il governo si sta impegnando per degli aiuti alle famiglie, per degli incentivi, proprio per riuscire a tamponare queste situazioni. Per quanto riguarda la Regione Emilia-Romagna, noi continueremo ad insistere soprattutto sui costi che questi servizi hanno e anche sull'accessibilità, perché in una regione in cui ci sono ancora comunque tante donne lavoratrici si ha necessità di maggior flessibilità, sia nell'offerta, sia anche negli orari e nei periodi di apertura. Vi terremo aggiornati su quello che è il nostro lavoro al riguardo e ci auguriamo che le donne non siano più costrette a dover scegliere nel 2019 ancora tra famiglia e carriera.